Bene, buongiorno a tutti e bentrovati. Sono Elisa Petrini, coordinatrice di Impronta Etica, associazione di imprese che da ormai quasi 20 anni è impegnata nella promozione della responsabilità sociale d'impresa e della sostenibilità, appunto, nel mondo delle imprese. Abbiamo organizzato questa roundtable in occasione dell'SDG Summit, promosso da CSR Europe, di cui siamo soci da ormai molti anni. Il summit è un appuntamento molto importante di rilevanza europea che rappresenta un'occasione per approfondire, discutere e anche scoprire le questioni più importanti nell'agenda delle imprese e delle istituzioni europee in ambito di sostenibilità. Abbiamo lavorato all'organizzazione di questa roundtable insieme ad SCS Consulting, impresa associata di Impronta Etica, e abbiamo lavorato a questo roundtable come follow-up della riflessione che abbiamo avviato in occasione della tappa bolognese del Salone della CSR nel giugno scorso, in cui il tema dell'innovazione e della sostenibilità nella filiera dell'agri-food è stato discusso grazie alle testimonianze al confronto tra diverse imprese e stakeholder. Il webinar di oggi si propone di dare evidenza di come la filiera agroalimentare può influenzare, speriamo positivamente, il raggiungimento dell'Agenda 2030, con una riflessione che parte da come l'Unione Europea incentiva appunto la filiera di riferimento e poi approfondendo quali sono i vincoli, ma anche gli elementi abilitanti che possono favorire una maggiore sostenibilità lungo tutta la filiera. Questo lo faremo attraverso la testimonianza di imprese, di associazioni di categoria e di organizzazioni internazionali. Non rubo, direi, altro tempo ai relatori che mi seguiranno. Voglio passare la parola ad Anna Creso, Project Manager di CSR Europe, che ci farà un'introduzione rispetto al contesto europeo. Anna, prego. Grazie mille, grazie mille. Intanto, benvenuti a tutti. Mi sentite bene? Sì, perfetto. E come stavi dicendo tu, Elisa, come tutti gli anni, anche quest'anno molto speciale, CSR Europe non ha rinunciato a dare vita a un evento focalizzato sugli SDGs e l'Unione Europea. Per la prima volta lo abbiamo organizzato virtualmente e nel 2020 più che mai abbiamo sentito l'esigenza di parlare di sostenibilità, di futuro dell'Unione Europea e collaborazione nel raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030. E in questo senso sono onorata di poter fare l'introduzione per questa sessione che si focalizza sul tema dell'agri-food, in quanto con la pandemia in corso ci siamo resi ancora più conto che dobbiamo incentivare un sistema alimentare dell'Unione Europea più sano e sostenibile. La crisi del coronavirus ha dimostrato la vulnerabilità di tutti noi e l'importanza di ripristinare l'equilibrio tra l'attività umana e la natura. La strategia sulla biodiversità e la strategia dal produttore al consumatore sono il fulcro dell'iniziativa del Green Deal e puntano a un nuovo e migliore equilibrio fra la natura, i sistemi alimentari e la biodiversità. Proteggere la salute e il benessere delle persone e al tempo stesso rafforzare la competitività e la resilienza dell'Unione Europea. Queste strategie sono una parte fondamentale della grande transizione che stiamo intraprendendo. E il punto focale di tutto il Green Deal è il nostro rapporto con i prodotti che raccogliamo dalla terra. In questo senso siamo tutti chiamati a contribuire a realizzare la transizione, singolarmente nel fare scelte informate e come comunità a essere più efficienti. Ma cosa vuol dire questo in concreto? Vuol dire che il Green Deal ambisce a creare un ambiente in cui scegliere cibi sani e sostenibili sia la scelta più semplice, in cui etichettare i prodotti alimentari per consentire ai consumatori di scegliere un'alimentazione sana e sostenibile sia possibile, intensificare la lotta contro gli sprechi alimentari, garantire un giusto compenso economico nella catena alimentare e proteggere l'ambiente e preservare la biodiversità.
Quindi il nostro cibo, la nostra salute, il nostro pianeta, il nostro futuro. Sono queste le parole chiavi, che animano la strategia dal produttore al consumatore dell'Unione Europea, che mira a garantire che gli europei possano contare su alimenti sani, economicamente accessibili e sostenibili. Questo serve anche a far fronte ai cambiamenti climatici, a proteggere l'ambiente, a preservare la biodiversità e a garantire un giusto compenso economico ai produttori nella catena alimentare e a potenziare l'agricoltura biologica. Ma con il Green Deal parliamo anche di vantaggi economici. Mettere in primo piano la sostenibilità dei prodotti alimentari europei può fornire un vantaggio competitivo e aprire nuove opportunità commerciali per gli agricoltori europei. L'Unione Europea in questo senso collaborerà con i paesi esteri e gli attori internazionali per sostenere una transizione globale verso sistemi alimentari sostenibili. Un quadro regolamentare per un'etichettatura di sostenibilità dei prodotti alimentari aiuterà i consumatori a scegliere meglio. E ringrazio Improntetica per aver dato a noi la possibilità di accogliere una sessione riguardo a questi temi così attuali. E vorrei cogliere anche l'occasione per ringraziare tutti i partecipanti e gli speaker che contribuiranno a questa ricca agenda e al successo di questo webinar. E quindi grazie mille ancora Elisa e a tutti voi di Impronta Etica. Grazie mille Ana per questo contesto e direi di passare ancora più nello specifico della filiera agri-food, passando la parola a Cristina Petacchi, Capacity Development Officer di FAO, che ci farà un po' insomma, ci racconterà qual è il ruolo di FAO in relazione diciamo, sostegno del tutto il settore agri-food verso una maggiore interiorizzazione e raggiungimento degli SDGs. Cristina, vedo che hai già condiviso la presentazione, quindi ti passo la parola. Grazie. Grazie mille per questa opportunità. Sono Cristina Petracchi e sono responsabile della FAO e-Learning Academy e vi ringrazio moltissimo per questa opportunità e mi riallaccio a quello che menzionava la relatrice precedente e che in realtà per poter avere tutto un sistema e una filiera dell'agroalimentare che sia sostenibile. È molto importante che le persone e tutti i nostri concittadini siano prima di tutto sensibilizzati sulla questione di sostenibilità, ma soprattutto che tutti gli attori della filiera abbiano le competenze necessarie per prendere le decisioni giuste, le decisioni più migliori dal punto di vista sostenibile, ma anche le scelte, fare le scelte e prendere le decisioni migliori. E per questo abbiamo bisogno di competenze. È per questo che la FAO e-Learning Academy sviluppa e offre una serie di corsi multilingue che prima di tutto si riallacciano in particolare e sostengono in particolare SDG 4, che è l'educazione universale. In pratica, dare l'opportunità a chiunque, in qualsiasi momento nel mondo, ad avere accesso a queste risorse. Questi corsi hanno lo scopo di sviluppare competenze e capacità specifiche riguardo alla sostenibilità. Per adesso, tutto quello che facciamo nell'Accademia è un bene pubblico, gratuito e accessibile a tutti e abbiamo raggiunto per adesso circa 600.000 utilizzatori nel mondo. E lavoriamo, volevo menzionare che questo non è solo il risultato del lavoro della FAO, ma collaboriamo con tantissime istituzioni, più di 200, per la realizzazione di questi materiali e per tutto il processo di adattamento linguistico dei veri contenuti. Quindi vi invito tutti a dare a visitare l'Accademia, e questo è molto semplice, e-learning.fao.org, e volevo menzionare che tutte le tematiche che vengono coperte e offerte attraverso questi corsi sono ovviamente sistemi alimentari sostenibili, come gestire e ridurre le perdite alimentari lungo la catena, come identificare i punti critici di perdita lungo la catena alimentare, tutta la parte dello spreco,
Volevo anche menzionare che non solo lo spreco e la perdita di alimenti, ma anche di acqua. L'acqua è anche, come ben sapete, quindi abbiamo anche dei corsi sulla gestione dell'acqua, sui cambiamenti climatici, e diciamo sulla gestione responsabile delle risorse naturali e anche sul commercio, tutta la parte di commercio e tutta la parte degli standard che devono essere assicurati per favorire il commercio, ma anche tutte le tecniche di miglioramento della produzione e quindi veramente questi corsi cercano di sviluppare le competenze di tutti gli attori lungo la filiera in modo da rendere questa, prima di tutto, in modo da accorciarla il più possibile e renderla più sostenibile. Volevo menzionare molto brevemente che mentre fino a un po' di anni fa, diciamo, i nostri partner principali erano altri organismi delle Nazioni Unite, ma anche organizzazioni regionali in Africa, in Asia, eccetera. Un altro gruppo era per esempio le università. Noi abbiamo sviluppato vari master's e postgraduate degrees universitari, nei quali le varie università includono i corsi nei loro programmi di formazione. Un terzo gruppo di partners erano le ONG e le organizzazioni della società civile. E volevo menzionarvi che adesso stiamo avendo negli ultimi anni moltissimi contatti col settore privato, quindi moltissime grosse società sono interessate appunto alla compliance verso gli SDGs e il framework delle Nazioni Unite. Per esempio, Danone ci ha contattato perché la Danone era molto interessata a formare i propri staff sulle tematiche sensibili alla nutrizione, ma anche ai sistemi alimentari sostenibili, eccetera, alle catene alimentari più efficienti, e quindi il loro staff hanno seguito i nostri corsi, ma anche per esempio la Coca-Cola era interessata, ma e anche altre società importanti del settore privato, e quindi quello che volevo menzionare è che sento che c'è comunque una sensibilizzazione e al di là della responsabilità che le società stanno cominciando a dimostrare, io sento che proprio c'è un bisogno di cercare di essere più sostenibili nei loro processi e nelle loro pratiche. Questa era solo per darvi un'idea, ho menzionato che sono 600.000 i nostri utilizzatori, e questa è la distribuzione geografica, era solo per darvi un po' di informazioni su questo, e poi soprattutto dirvi che il 20% degli utilizzatori sono università, professori che integrano i corsi, le ONG sono circa il 25%, ma 15% sono i governi. I governi molte volte utilizzano i corsi per orientare le loro politiche, per fare tutto il processo di formulazione delle varie politiche, e quindi è un bene veramente che viene usato dalle diverse organizzazioni e della società, diciamo. Volevo anche menzionare che noi usiamo varie metodologie, soprattutto metodologie innovative dell'apprendimento, e quindi combiniamo molte volte diverse metodologie, usiamo i MOOCs o usiamo dei programmi di formazione disponibili anche su cellulari, facciamo dei webinar, facciamo anche dei blended learning programs, dei programmi che combinano varie metodologie. E quindi era solo per darvi un'idea e volevo concludere con, vabbè, prima di tutto che abbiamo anche vari corsi sugli SDG stessi, perché come sapete, la FAO, è anche custode di un numero di indicatori degli SDGs, e quindi abbiamo dei corsi per aiutare i paesi sulla la raccolta, l'analisi, l'interpretazione di questi indicatori. Volevo concludere menzionando il fatto che con il Covid e soprattutto quest'anno con il Covid, ma soprattutto grazie al fatto che siamo diventati un'accademia e che offriamo una certificazione,
che è basata sull'online digital badge, c'è stato veramente un aumento incredibile della richiesta da parte dei paesi, delle varie società private, eccetera. E quindi noi riusciamo a certificare l'acquisizione di competenze, quindi non è che forniamo un certificato di partecipazione. E questa cosa, in pratica, questo certificato che è dato dal Digital Badge è veramente una certificazione ufficiale, diciamo che può essere, che fa parte del profilo professionale, fa parte del pool dei vostri skills, vi segue nel vostro e-portfolio, nel LinkedIn, nel vostro curriculum, fa parte proprio del bagaglio di competenze che poi avete acquisito. E questo è possibile perché il Digital Badge è un sistema basato su un test finale che è basato sulle competenze, quindi, su degli scenari, quindi si fanno dei vari scenari e si deve dimostrare di aver acquisito le competenze necessarie. E questi sono certi dei badge che abbiamo fatto per l'Accademia in varie aree tematiche. Questi sono quelli per gli SDGs. E queste sono alcune delle pubblicazioni che abbiamo che spiegano i nostri modelli pedagogici e un po' tutto quello che facciamo. Volevo concludere con una frase dicendo che in pratica non si potrà raggiungere la sostenibilità se non sensibilizziamo tutta la società e se non sviluppiamo le competenze di tutti gli attori nelle filiere agroalimentari. E quindi vi ringrazio moltissimo per questa opportunità e sono qua per se ci sono eventuali chiarimenti o domande. Grazie mille, grazie. Grazie Cristina, grazie a te. Buongiorno a tutti, spero mi sentiate. Mi presento, sono Sara Teglia di Impronta Etica. Volevo appunto innanzitutto ringraziare tutti gli interventi che hanno preceduto questa sessione per aver evidenziato quella che è una riflessione approfondita rispetto al contesto entro cui ci inseriamo e verso cui tendiamo. Entriamo ora in un secondo momento, del webinar nel cuore dei temi attraverso quelli che sono due dialoghi di filiera. Il primo con le associazioni di categoria ha come obiettivo quello di identificare come sia possibile promuovere quello che è un cambiamento sistemico attraverso la partnership e la collaborazione lungo tutta la filiera agroalimentare. E ne parleremo con Marco Barbetta, responsabile ufficio studi di CIA, e Luigi Tozzi, Senior Manager Quality Production and Food e Feed Safety di Confagricoltura. La domanda che volevo porre ad entrambi è questa: quali sono le priorità e le azioni che attivate per accelerare quella che è la transizione delle vostre associate verso lo sviluppo sostenibile e verso il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile? E in che cosa si sostanzia quindi essere il vostro essere fattori abilitanti nel raggiungimento di questi obiettivi all'interno della catena Agri-Food? Io lascio prima la parola al dottor Barbetta e poi successivamente il dottor Tozzi potrà prendere la parola in autonomia. Grazie. Eccomi, buongiorno a tutti, spero mi sentiate bene. Ringrazio innanzitutto per l'invito e per questa importante opportunità Impronta Etica e tutti gli organizzatori, veramente un'iniziativa lodevole per contenuti e partecipanti. Allora, qual è un po' il nostro ruolo, no? Nel facilitare diciamo, no, i nostri soci, che sono sia imprese che cittadini, in quanto essendo un'organizzazione di categoria che contempla agricoltori ma anche servizi ai cittadini, quindi nel facilitare i nostri associati verso una giusta transizione, verso gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Noi ovviamente siamo impegnati in prima linea, quotidianamente, sia diciamo, a livello informativo, verso le imprese, verso i cittadini, ma anche poi attraverso un'azione di sensibilità e quindi che avanziamo nei confronti delle istituzioni, degli interlocutori, dei decisori per
prendere appunto delle decisioni che vadano nella giusta direzione verso il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità. Quindi abbiamo un carico di responsabilità importante che è particolarmente ancora più strategico in un periodo caratterizzato, come già si diceva precedentemente, da un contesto inedito rispetto al passato, perché la pandemia ha riportato, ha riacceso un poco i riflettori su alcune debolezze e anche un po' sul futuro dei modelli di crescita. E diciamo che è stato messo un po' sotto pressione, sono stati messi non solo la tenuta sanitaria, ma anche la tenuta sociale ed economica del territorio, soprattutto di quelle aree rurali dove l'agricoltura e l'agroalimentare in Italia in particolar modo, ma anche nel resto d'Europa, svolgono un ruolo importante. L'agricoltura ha fatto il suo ruolo, è stato garante dell'approvvigionamento alimentare, ha avuto ovviamente delle perdite, ma anche la tenuta, dicevo, economica e sociale delle aree rurali ha avuto delle ripercussioni, perché alcuni limiti pre-Covid sono stati amplificati, penso alla stessa sanità territoriale o ai limiti infrastrutturali, le infrastrutture fisiche e digitali, tanto importanti per imprese e cittadine. Dunque, in questo contesto si capisce ancora di più come l'importanza di cogliere le sfide dell'Agenda 2030 e della sostenibilità ambientale diventino ancora più strategiche. È chiaro che diciamo, quali sono le azioni, no, da mettere in campo un po' concretamente. Possiamo dire, un po' rivendicando anche con orgoglio, che alcune cose l'agricoltura già le fa da tempo ed è pioniere, in un certo senso un settore pioniere di alcune politiche in tema di sostenibilità. Basti pensare, per citare ad esempio, all'evoluzione della politica agricola comune, che a partire dalla metà degli anni 90 ha fatto dello sviluppo sostenibile, con lo sviluppo rurale, uno dei capisaldi anche per l'ottenimento dei premi. Ma poi c'è tutto il tema della tutela del paesaggio, della biodiversità. C'è il tema anche del contrasto al dissesto idrogeologico, e se riflettiamo un poco ciò che è accaduto in queste settimane purtroppo in Italia, con le tante avversità atmosferiche, è anche un po' il sintomo che dove non c'è un'agricoltura a monte, dove c'è un abbandono delle terre a monte, poi a valle i corsi d'acqua diventano sempre di più ingestibili. E poi c'è il ruolo dell'approvvigionamento alimentare, la food security. Del resto la stessa agricoltura è uno dei settori più trasversali, no? All'interno dell'Agenda 2030, circa una decina dei 17 SDGs sono in qualche modo più o meno direttamente riconducibili al settore agricolo. Venendo un po' poi velocemente anche alla seconda domanda, che se non sbaglio era quello: quali sono un po' i fattori abilitanti, no, per il raggiungimento di questi obiettivi? È chiaro che bisogna un po' partire da alcune debolezze che ci sono indubbiamente per quel che riguarda l'agricoltura e di riflesso nella filiera agroalimentare per cogliere queste sfide. Mi riferisco soprattutto, in particolar modo per l'agricoltura, anche nello specifico a dei gap dal punto di vista dell'innovazione. Se pensiamo, dei gap che sono da colmare, basti pensare, anche questo è stato accennato, all'importanza della gestione di alcune risorse naturali come terra ed acqua, tanto strategiche per l'agricoltura, che necessitano di investimenti in agricoltura di precisione, cito la fertilizzazione o la microirrigazione, oppure la necessità di procedere su una ricerca varietale, le biotecnologie, anche per rispondere alla sostenibilità ambientale, garantendo al tempo stesso quella qualità e quella produttività fondamentali per alcune nostre culture. Poi in Italia, ad esempio, c'è tutto un discorso di riequilibrio territoriale di alcuni diciamo, impatti ambientali. Penso ad esempio a alcune filiere come la zootecnia in alcune aree del paese che sono ad alta densità di produttiva. Uno sforzo deve essere fatto anche nella modernizzazione sempre sostenibile della meccanizzazione agricola, perché abbiamo un parco macchine abbastanza obsoleto che necessita di un aggiustamento in questo senso, e anche sull'efficientamento energetico delle aziende agricole. Più in generale però io andrei in un'ottica di sistema, e quindi accanto a questi interventi, che sono solo alcuni dei principali che vanno portati avanti, c'è anche quello che riguarda un po', come ho già accennato prima, un po' tutto lo sviluppo territoriale delle aree rurali, quindi la necessità di infrastrutture fisiche e digitali, ma anche di servizi di base. Penso a una sanità territoriale, ad un'istruzione magari coordinata anche in alcuni casi con l'agricoltura, perché l'insieme di queste cose senza dubbio consente all'agricoltura di rimanere in alcune zone quel fattore determinante dal punto di vista del sostentamento economico, sociale ed ambientale, e quindi di non evitare anche l'abbandono dei giovani
giovani da queste aree. Allora, diciamo, mi avvio alle conclusioni, come un po' ridurre questi gap, ragionando appunto in un'ottica, a mio avviso, di sistema, cioè soltanto nel modo, nel momento in cui mettere l'agricoltura al centro, cioè però al pari anche delle altre forze economiche e sociali del territorio, in un'ottica di trasversalità e di sistema. Quindi le scelte devono andare in questa decisione, in questa direzione. Del resto, l'agenda 2030, no, abbiamo sempre detto che è ispirata proprio a questo obiettivo, cioè considerarla nel suo insieme, e quindi in maniera, ripeto, in un'ottica di sistema. Quindi da parte nostra ci serve anche uno sforzo affinché l'agricoltura, insomma, sia capace di cogliere queste sfide in un'ottica di insieme, rapportandosi con le altre forze sia della filiera agroalimentare ma anche sociali ed economiche del territorio. Quindi le opportunità non mancano, sia dal punto di vista delle strategie da cogliere ma anche finanziarie. Si è accennato anche questo prima, il Next Generation EU è un'opportunità molto importante per l'agricoltura, si inserisce bene in questo contesto, per il nostro paese in particolare, sia nell'ambito del piano per la ripresa e la resilienza, che vale circa 200 miliardi, e in parte anche con un rifinanziamento dello sviluppo rurale, che per l'Italia varrà circa 800-900 milioni di euro per i prossimi 2 anni. Quindi la strada, insomma, è abbastanza tracciata, bisogna seguirla, diciamo, sempre noi con protagonismo attivo, senza indugi, perché così alle future generazioni sarà garantito, diciamo, un futuro sostenibile sotto le 3 dimensioni, che sono quella sociale, ambientale ed economica. Perché, chiudo, abbiamo sempre detto che senza una sostenibilità di tipo economica viene meno anche quella ambientale e sociale. Grazie, sono a disposizione per eventuali domande. Grazie a te, Marco, grazie mille, e passerei ora la parola a Luigi Tozzi con la stessa domanda. Quindi, quali sono le priorità e azioni che attivate per raggiungere lo sviluppo sostenibile e come si sostanzia il vostro essere fattori abilitanti in questo ruolo? Grazie. Grazie a tutti voi per averci coinvolto in questa iniziativa. Sarò molto, diciamo, breve, cercherò di essere molto breve. Confagricoltura è da parecchi anni che è impegnata verso, appunto, la sostenibilità. Addirittura possiamo parlare di sicuramente 5 anni, perché abbiamo esposto le nostre attività a Expo nel 2015. Però provengono da prima. Abbiamo innanzitutto chiesto agli agricoltori cosa facessero come sostenibilità, e abbiamo imparato molto da loro, quando ancora non si parlava di sostenibilità in modo concreto. Abbiamo imparato che già erano pronti e stavano facendo un uso sostenibile delle risorse naturali, e proprio materialmente lo facevano, quindi con della tecnologia nuova oppure con delle innovazioni vecchie. Poi mi soffermerò su questo punto. Abbiamo cercato, visto che hanno interpretato la sostenibilità in un modo, diciamo, a 360 gradi, perché tutelavano l'ecosistema, ma formavano anche il capitale umano e valorizzavano la comunità e i territori. Abbiamo fatto tutto una sintesi di questo grande lavoro che tutte le nostre organizzazioni stavano facendo, i nostri soci stavano facendo. Abbiamo istituito un manifesto che si chiamava EcoCloud, e attraverso questo manifesto abbiamo cominciato a fare la parte più importante, ovvero la diffusione di queste buone pratiche che appunto avevamo visto che venivano fatte, e abbiamo continuato in questo lavoro. Ogni anno abbiamo chiesto sempre alle nostre aziende se c'erano nuove pratiche di fronte, appunto, sostenibile, e abbiamo appunto diffuse. Questa, diciamo, è stata la parte più importante e più attiva con cui abbiamo fatto. Questo ha dato anche modo all'organizzazione di poter avere dei contatti anche con grandi aziende come la Peroni, la Villa e altre, la stessa Ferrero, per portare avanti anche attraverso loro e le loro conoscenze di sostenibilità dei discorsi di filiera. Quali sono le cose che ci servono in questo momento? Primo, che comunque la sostenibilità sia economicamente sostenibile. Se la sostenibilità è un modo per far chiudere le aziende agricole, ovviamente non ci sta. Cioè lasciare tutto a madre natura, come alcuni ambientalisti sostengono in qualche modo, non è sicuramente la via che a noi interessa, e comunque sicuramente la via giusta. Per fare questo abbiamo bisogno, per l'appunto, di innovazione e di diffondere l'innovazione.
siamo favorevoli, per esempio, non abbiamo paura noi dell'innovazione, mentre altri alle volte la hanno, cioè quando si devono utilizzare delle nuove tecniche di breeding, per esempio, che utilizzano gli stessi sistemi che vengono utilizzati per salvare i bambini al Bambin Gesù, che poi vengono comunque chiamate OGM, ecco, noi diciamo no, noi li vogliamo, come salvare i bambini, li vogliamo utilizzare anche per, appunto, per il miglioramento genetico delle specie vegetali. Abbiamo fatto progetti, stiamo portando avanti progetti sulla precision farming e sull'ampliamento del digital, delle connessioni digitali attraverso accordi con, ad esempio, con la team, ma allo stesso tempo stiamo formando anche i tecnici nuovi che verranno con dei corsi post diploma, che non sono però, diciamo, universitari, però danno per appunto la possibilità, per esempio, dei piloti di droni, ma comunque dei tecnici che lavorano con le aziende che sono già aperte per appunto sostenibilità o che possono portare la sostenibilità. Questo chiediamo sia l'impegno fondamentale e importante che vogliamo portare avanti e che portiamo avanti quotidianamente. E ripeto, molti progetti sulla riduzione, non solo riduzione, sul miglior utilizzo dell'acqua, perché non bisogna vedere l'uso dell'acqua come un qualcosa di negativo. Chi conosce un minimo, voglio dire, di fotosintesi sa che l'acqua viene utilizzata per produrre ossigeno, in realtà la pianta la usa per produrre per appunto l'ossigeno come materiale di scarto per lei, per la produzione dell'ossigeno, e come mezzo invece per assimilare l'anidride carbonica che è nell'aria. E su questo faccio l'ultima chiosa. Ricordo sempre che è vero che l'agricoltura ha un impatto molto piccolo, perché è intorno al 10%, forse qualcosa di più, secondo, diciamo, i calcoli usuali, ma dobbiamo ricordarci sempre che la CO2 che viene prodotta dall'agricoltura è la stessa CO2 che viene immagazzinata oggi, in questo momento, nel momento in cui la mia pianta sta crescendo. È la stessa CO2 che viene immagazzinata e poi riemessa quando per appunto viene riutilizzata, perché ricordiamoci che nei rigami della CO2 ci sta l'energia solare che ci serve per appunto per campare, cosa che è avvenuta anche milioni di anni fa con un processo naturale, appunto la fotosintesi, che è avvenuto anche milioni di anni fa, ma ha immagazzinato la CO2 che era di quella di milioni di anni fa. Questi prodotti sono trasformati in prodotti petroliferi o gas metano. Quando andiamo a bruciare quei prodotti petroliferi gas metano, stiamo rimettendo la CO2 di milioni di anni fa. Quindi ha un impatto sicuramente maggiore, diciamo, quel tipo di immissione della CO2 rispetto a quella nostra, che non voglio dire che è pari pari, però insomma è sicuramente molto più, meno impattante rispetto al sistema generale. Grazie. Bene, grazie mille davvero anche per questo excursus rispetto al ciclo di vita, che è veramente molto interessante, oltre alle considerazioni appunto sul tema dell'innovazione e sul fatto soprattutto di non aver paura dell'innovazione. Mi piace molto questo concetto, perché credo che il periodo che stiamo vivendo richieda davvero tanto coraggio e tanta ovviamente necessità di investimenti, e quindi abbiamo visto e abbiamo sentito anche prima tutto quello che si è detto rispetto alle disponibilità di fondi che speriamo arrivino. Sappiamo già che ci saranno dei ritardi e quindi arriveranno, però insomma prima è meglio è, però ci vuole anche coraggio poi nell'utilizzo e negli investimenti, quindi grazie per aver dato anche questa vista. E io prima di dare appunto la parola a Paola Bertocchi e Elisa Novelli, che ci racconteranno veramente una bella esperienza di partnership e di filiera. Mi presento, sono Annalisa Balestra di SCS e
e sono ringrazio Impronta Etica, con cui collaboriamo ovviamente da anni per insomma su diverse su diverse attività, e portiamo avanti insomma il salone della CSR, appunto, come si diceva, da cui è partito anche il percorso di oggi, e ringrazio appunto CSR Europe. E quindi parola a Paola Bertocchi, responsabile sostenibilità di CAMS. CAMS sta facendo tanto anche su temi di economia circolare, quindi questo concetto di ciclo di vita, insomma, di cui si parlava prima, mi ricorda molto, insomma, quanto poi sentiremo ora. E abbiamo anche un confronto con Elisa Novelli, responsabile dello sviluppo filiera oli vegetali dell'Ufficio Zucchi, con cui appunto stanno collaborando insieme a CAMS per un progetto congiunto, un progetto Life Effige. Quindi chiederei prima di tutto a Paola Bertocchi vedo. Mi senti? Sì, ti sì? Sento, Paola, ti sento. Sì? E chiederei appunto come CAMS, cosa vi aspettate, diciamo, dall'Ufficio Zucchi, con cui collaborate nella logica proprio di filiera, per arrivare a quell'innovazione sostenibile che è tanto necessaria in questo periodo. Ma dunque, io partirei intanto dando un numero, che è il numero dei pasti che CAMS produce ogni anno, perché noi come azienda di ristorazione produciamo circa 120 milioni di pasti all'anno fra Italia e i paesi in cui siamo presenti in Europa a livello di gruppo. È chiaro che quando ragioniamo di volumi così importanti, anche gli impatti che si generano va da sé che siano importanti allo stesso modo. E per questo noi sentiamo fortemente la responsabilità delle nostre azioni. E il pasto che noi serviamo è il frutto del lavoro di una filiera molto articolata e complessa che, come abbiamo visto, impatta su tutti i goal dell'Agenda 2030 in termini ambientali e sociali. Di conseguenza è chiaro che la scelta dei fornitori è una scelta strategica. Per cui nel momento in cui io scelgo un fornitore che condivide i miei stessi valori e che implementa piani di sostenibilità al proprio interno, è chiaro che poi a sua volta genererà una sorta di effetto volano, per cui in qualche modo andrà ad influenzare positivamente tutta la filiera. In questo senso, diciamo che anche il concetto di cibo sano assume una dimensione molto più ampia, perché viene inteso a questo punto non solo come cibo nutriente per le persone, ma come nutriente anche per l'ambiente e per la società, perché non dobbiamo dimenticare che, oltre agli aspetti ambientali, quando si parla di sostenibilità c'è anche una dimensione sociale che è molto importante, e nella filiera, lo abbiamo detto, l'abbiamo sentito anche prima, c'è tutto un tema anche di benessere sociale e rispetto dei diritti umani in termini di rispetto dei lavoratori e dei produttori, che non è trascurabile. Quindi, se ragioniamo in quest'ottica, il rapporto cliente-fornitore si trasforma e diventa più che altro una partnership, e questo è un elemento molto importante. Noi crediamo molto sul valore della partnership, perché in realtà siamo convinti che da soli non si vada da nessuna parte, e soprattutto il fatto di creare delle sinergie consenta poi di amplificare anche i risultati, anche i benefici. Noi questo lo abbiamo imparato bene proprio sulla nostra esperienza in questi ultimi anni, dove il fatto di realizzare dei progetti in partnership con dei nostri fornitori ci ha consentito proprio di innovare anche i nostri processi.
In particolare, il nostro rapporto con Oleificio Zucchi si è in qualche modo, cioè ci siamo trovati a collaborare insieme grazie a un progetto finanziato dalla Commissione europea che è l'Ifefige, che è proprio un progetto di misurazione dell'impatto ambientale di un pasto di ristorazione, quindi dalla produzione della materia prima fino all'erogazione del servizio. Quindi diciamo che questo ci ha consentito poi di ragionare insieme su quali fossero i nostri impatti e anche dove ci fossero poi dei gap da colmare e dove potessimo insieme capire che cosa si potesse migliorare. Perfetto, grazie Paola e poi appunto parleremo un pochino meglio anche di questo progetto. Lascio la parola a Elisa Novelli a cui appunto faccio la stessa domanda, ovviamente invertita nelle parti, quindi cosa si aspetta, insomma, e qual è il ruolo di questa partnership e quindi il tema di innovazione sostenibile con CAMS. Allora, innanzitutto buongiorno a tutti. Allora, questa per noi è un'opportunità, però l'Oleificio Zucchi è sicuramente un'opportunità per condividere non solo lavorativamente, ma anche come filosofia aziendale lo stesso argomento, che è la sostenibilità. Sicuramente l'Oleificio Zucchi non è nuovo a questa filosofia, perché già da qualche anno aveva iniziato a lavorare per un progetto ambizioso all'epoca, perché si tratta del 2015, su la costituzione di una filiera per dare al consumatore la possibilità di avere a casa il primo olio sostenibile da filiera sostenibile. Questo fa sì che questa collaborazione con CAMS abbia ancora più valore, perché noi con il nostro prodotto, il nostro progetto, passavamo dall'agricoltore con ovviamente la produzione delle olive attraverso tutti i frantoi e poi all'imbottigliatore e quindi anche al consumatore finale, ad avere una filiera che con CAMS invece si è allungata, perché diventa di fatto un player di quella che è la nostra filiera, non solo estesa a valle, ma anche a monte. Quindi rafforza davvero il concetto e ci permette di arrivare a casa del consumatore o comunque del cittadino che è in grado a questo punto di effettuare, in base alla propria coscienza, una scelta più o meno sostenibile. Questo fa sì che tutta la filiera ne benefici per due motivi e riprendo i numeri di Paola. 125.000 pasti al giorno, un numero importante. Quindi questo significa arrivare a casa o comunque nel piatto di veramente un numero elevato di persone. Noi arriviamo nelle case con la nostra bottiglia, quindi informare, formare il consumatore a questo tema è sicuramente fondamentale, perché questo progetto ci ha permesso sicuramente di misurare la sostenibilità. Dire la sostenibilità è per noi questo numero con i vari indicatori, quindi l'impronta carbonica, l'impronta idrica e tanti altri indicatori. Però l'importante è non solo avere un numero, ma comunicarlo all'esterno, perché l'informazione al consumatore è uno dei principi della sostenibilità fondamentali. Fa parte di quella sociale, ma secondo me fa parte ancora di più di quella mondiale, ecco, nel senso che è una scelta che deve essere condivisa dal numero maggiore di persone. E sicuramente noi, come valore aggiunto, essendo un prodotto agroalimentare, abbiamo anche la componente edonistica e nutrizionale merceologica che fa parte di questi pilastri del progetto di Oleificio Zucchi che di fatto il nostro partner ci riconosce. Grazie, grazie Elisa, molto, molto interessante. Tra l'altro, appunto, volevo capire con voi qualcosa di più su questo progetto Life Effige che avete citato, perché effettivamente è un
un'occasione di collaborazione su cui vi state sperimentando, e quindi chiedo a Paola e poi richiederò anche a te Elisa che tipo di sfide, di opportunità, anche di possibili soluzioni state sperimentando attraverso appunto questo progetto. Paola. Sì, come ha detto giustamente Elisa poco fa, è fondamentale il tema della misurazione e della tracciabilità, perché senza dei numeri certi e attendibili non si possono fare delle scelte consapevoli e soprattutto non si ha un'idea di quali possano essere i propri margini di miglioramento, e diventa difficile definire degli obiettivi e dei piani per raggiungerli. Quindi Life Effigie da questo punto di vista è stata proprio una grande opportunità, perché attraverso i nostri partner tecnici, che sono Enea, la Scuola Sant'Anna di Pisa, Eco Innovazione, è stato proprio possibile applicare una metodologia di life cycle assessment a tutto il servizio della ristorazione scolastica nelle varie fasi. Quindi questo ci ha permesso di identificare i punti critici e provare ad implementare sia lato CAMS che lato Oleificio Zucchi, provare ad implementare delle azioni di miglioramento e quindi poi successivamente anche misurarle per avere poi effettivamente un confronto, diciamo, oggettivo del prima e del dopo. Quindi diciamo che la grande opportunità per noi è stata proprio questa, cioè poter finalmente avere dei dati certi, soprattutto in un ambito come quello della ristorazione, dove il cibo spesso porta con sé anche tanti pregiudizi e tante strane idee che ci possono essere dietro, legate magari anche alle mode del momento. In tal senso, quello che noi abbiamo cominciato a fare è stato per altre vie implementare questo progetto attraverso, per esempio, la carbon footprint e la water footprint delle nostre materie prime. Questo ci servirà in prospettiva per creare dei menu che siano sempre più equilibrati, non solo dal punto di vista nutrizionale, ma anche lato impatto ambientale. Abbiamo la tecnologia che ci supporta in questo momento e che ci consente di arrivare in maniera molto più capillare ai nostri clienti finali e quindi consente di dare loro informazioni in modo tale che possano fare delle scelte in maniera più consapevole rispetto alla scelta dei menù e quindi rispetto a come possono nutrirsi anche in base ai propri stili di vita. Quindi in questo senso andiamo un po' a chiudere il cerchio, come diceva Elisa, lungo tutta la catena, quindi arriviamo praticamente fino all'ultimo anello. Ottimo, ottimo, grazie Paola. E quindi lascio la parola ad Elisa appunto con la stessa domanda, proprio per dare una vista di continuità rispetto a quello che diceva Paola. Sì, confermo quello che già ha detto Paola, perché di fatto questo approccio, in questo caso noi ad una bottiglia di olio sostenibile, è un approccio con una metodologia riconosciuta, quindi a livello tra l'altro europeo, quindi ci permette non solo di misurare, quindi di fare una fotografia iniziale del prodotto, e nel nostro caso abbiamo uno storico di 5 anni, ma anche ci permette di capire effettivamente attraverso questa metodologia dove andare a colpire, cioè qual è l'obiettivo da raggiungere e il bersaglio da colpire. L'obiettivo sicuramente è essere sostenibili, ma essere sostenibili su tutti e tre o 4 pilastri, cioè non solo quello ambientale, cioè misurare la carbon footprint è un obiettivo, ma allo stesso tempo per migliorare la carbon footprint non posso appesantire la sostenibilità economica o quella sociale o quella nutrizionale salutistica. Sicuramente questo percorso ci ha anche dato la possibilità di capire dove il dato è difficile da raccogliere e a capire il perché. Sicuramente in una filiera olivicolo-olearia c'è tutta una parte nascosta, che è quella dell'agricoltore, del frantoio,
che è dei consumi, per esempio, dei macchinari agricoli che non sono così semplici da reperire. Questo sicuramente è una difficoltà che pian pianino, proprio con la cultura della sostenibilità, siamo riusciti a non ad eliminare, però ad assottigliare sicuramente. E questo ci ha permesso di ipotizzare poi nel prodotto finale, perché poi era una PEF, quindi legata a una bottiglia specifica, i miglioramenti. Sicuramente si può migliorare tantissimo per alcuni casi nel packaging. Tanti piccoli miglioramenti applicabili sono possibili, ma non è detto che siano realmente sostenibili. Noi abbiamo fatto con questo progetto, abbiamo visto che è possibile, per esempio, alleggerire il peso di una bottiglia, ma non è funzionale all'utilizzo. Perché, per esempio, un olio spedito dall'altra parte del mondo deve avere comunque delle caratteristiche specifiche, di specifica prodotto, di imballaggio, differenti da quelle di una bottiglia che invece mi va a 5 km. Il trasporto, per esempio, ha un ruolo importante. Noi stiamo parlando di vetro, e quindi una bottiglia di vetro che si rompe dall'altra parte del mondo, che è stata spedita, è più sostenibile o meno sostenibile rispetto a tentare di alleggerirla? Allora abbiamo cercato di utilizzare anche, di eliminare. Abbiamo eliminato dalla nostra bottiglia tutto quello che è l'overpack, cioè tutte quelle cose che sono magari molto carine da vedere, ma che di fatto non sono funzionali al prodotto. E abbiamo poi tutto racchiuso per la parte di comunicazione, proprio perché noi crediamo nella comunicazione, in un QR code. Quindi il consumatore, che può essere più o meno curioso, si spara il QR code dal telefonino e riesce ad avere tutta una serie di informazioni che non sono così banali, perché abbiamo la tracciabilità, quindi riusciamo ad avere, a raccontare la storia, quindi proprio dalla particella catastale da cui arriva quell'oliva, e gli diciamo anche la cultivar, quindi con le caratteristiche, perché noi abbiamo in Italia una cosa come 500 cultivar che producono 500 tipi di olio leggermente diversi. E poi gli raccontiamo anche la nostra impronta carbonica, la nostra impronta idrica, l'eutrofizzazione e l'acidificazione, che sono degli altri indicatori di sostenibilità, certamente ambientali. Il nostro concetto di biodiversità, che comunque si rifà a una metodologia riconosciuta, e poi raccontiamo anche che cos'è chimicamente e organoleticamente quell'olio, perché mettiamo a disposizione il certificato emesso dal nostro laboratorio, l'8x8. Questo perché? Perché la cultura dell'olio deve essere necessariamente trasmessa al consumatore come un'opportunità per noi di scelta. Perché se il consumatore riesce a riconoscere il valore del lavoro di tutta la filiera, riusciamo anche a riconoscerlo economicamente. Quindi quei piccoli passi che magari da solo l'agricoltore non riesce a fare, questa può essere un'opportunità per farlo tutti insieme, come gruppo, come catena. Grazie, no, grazie davvero, perché abbiamo, diciamo, toccato con mano con la vostra esperienza. Avete citato appunto anche Nea, Sant'Anna, Econovazione, quindi una serie di realtà, proprio come l'ecosistema debba muoversi in questo momento. Quindi credo veramente che per il momento che stiamo vivendo sia davvero importante avere degli esempi. Anche voi avete parlato molto di misurazione, di dati, di informazioni che devono rappresentare, guidare, e credo che davvero la sostenibilità, come la stiamo vivendo in questi ultimi anni, devo dire, appunto, noi ce ne occupiamo come SCS da tempi non sospetti, però devo dire che veramente in questi ultimi anni si sta concretizzando molto, sia la tripartizione
più volte citata, quindi non solo sostenibilità ambientale ma anche sostenibilità sociale. Prima appunto citavate anche il numero di pasti che CAMST produce ogni giorno, ma CAMST produce pasti anche insomma per una serie, per le scuole, c'è un'educazione alimentare anche che viene portata avanti, quindi davvero si lavora su tanti livelli, quindi grazie davvero per questo bellissimo esempio concreto e pratico di percorsi che possono essere realizzati. E, il tempo è scorso velocissimo, nel senso che siamo puntuali ma siamo diciamo agli sgoccioli. E quindi sta a me insomma un po' chiudere e ringraziare tutti i partecipanti per questo veramente oretta che reputo molto molto interessante e che rappresenta un ennesimo step di quello che insieme a Impronta Etica stiamo portando avanti sul concetto di filiera. Quest'anno ci siamo concentrati appunto sulla filiera agri-food e continueremo a portare avanti dei momenti di confronto su questo tema e più in generale sul tema di filiera, perché riteniamo che davvero da questi esempi possano poi per tutti essere, diciamo, avanzare delle buone pratiche, con l'importanza delle associazioni, e quindi abbiamo sentito anche prima alcune attività che vengono realizzate, e con l'importanza che è stata insomma dichiarata anche dalla FAO di quanto importante sia la cultura, la formazione, e credo anche che proprio questa importanza, questo trasmettere la cultura della sostenibilità nei suoi tre ambiti, quindi ambientale, sociale e di governance, sia fondamentale. Quindi anche prima Elisa parlava di come anche i fornitori, quindi i frantoi, devono essere coinvolti. Ecco, credo che veramente il valore della formazione, anche a cascata della formazione della cultura di filiera, siano davvero gli elementi vincenti. Quindi anche nel 2021 porteremo davvero avanti quello che accadrà, perché appunto in questo momento insomma è un momento particolare, ma riuscire a ragionare sul futuro credo che sia importante per tutti. Quindi buon sviluppo sostenibile a tutti e grazie davvero.